squadre che hanno fatto il loro ingresso sul terreno di gioco. Vedete Rieti schierato in amaranto, mentre la Came d'Osson con il completo bianco con inserti celesti. Allora sarà la Came d'Osson a dare il calcio all'inizio di questo incontro, che viene arbitrato dai signori Manzione di Salerno, Marangi di Brindisi, Gentile di Roma 1 e il cronometrista Ribaudo di Roma 2. Diamo il buonasera anche a Francesco Corda a bordo campo. Matteo, buonasera a tutti i telespettatori. Solo per segnalarti un cambio di quintetto all'ultimo: del Rieti c'è Kakà, pivot, e non Cimanghigno come c'era stato invece comunicato. Grippi batte veloce, arriva Belsito che va a calciare, pallone in aria, Bellomo per Fusari, limite e conclusione. Putano distinto di piede, allontana la prima minaccia. Attenzione a Fusari in area di rigore per Bellomo, lo scarico. Chiude Abdala, bellissimo 1-2 fra Fusari e Bellomo, ancora pericolosa la Came. Sì. Pallone dentro di Bellomo due volte, prima il palo e poi Putano. Intercetta palla, cerca ancora l'imbucata, rischia, senza copertura, Kainan col sinistro, il pallone sul fondo. Kainan De Matos attaccato, raddoppiato da Cimanghigno e Kakà, che si fanno valere anche in fase difensiva. Si lancia Cimanghigno che passa ancora, Cimanghigno, Kakà, è sempre lui, Kakà dos Santos, 14° gol in campionato e Rieti la sblocca dopo 5 minuti e 6 secondi. Campo a Morassi, la sbloccata, Re Rieti risponde subito la Came con Igor, il pareggio immediato della Came d'Osson con Igor. Sono passati solamente 20 secondi e siamo 1-1 al Pala Malfatti. Il lancio di Puttano, Cimanghigno alto di testa, Morassi attento, bravo, poi va a calciare Rafinha, si accentra, cambio di lato, Kainan pensa all'imbucata, la trova Burilo tutto solo, la dormita di Cimanghigno che chiede scuse ai compagni. Cimanghigno scalato all'altezza del primo palo, parte Giapa che lascia Kainan che tira direttamente in porta, frantuma il palo. Bellomo per Kainan, Kainan De Matos, prima il palo e ora il gol, torna avanti, anzi ribalta la partita alla Came, 2-1. Perde una palla Ciabdala, Ciabdala è solo, Giapa è solo, cerca la giocata dell'anno, ma Putano rilancia già per Rafinha, il tocco sotto, Kakà, Kakà, 2-2, punita la sufficienza di Giapa Vieira e il Rieti trova subito il gol del pareggio. Si riparte dal 2-2 al termine della prima frazione di gioco, il Rieti spinge subito in avanti, in mezzo alle linee viene a prendere palla Giapa, Murilo, alto pallone alle spalle di Josinho per la conclusione volante di Kainan De Matos, centrato in pieno Davide Putano. Si lancia Giapa Vieira, in buca per Igor, profondissimo Rafinha, grande recupero difensivo del capitano del Real Rieti. Sappiamo, l'abbiamo visto più volte fare questi recuperi, Rafinha. Josinho! Beffa Morassi e Rieti passa avanti, un golasso del 3-2, Josinho! Grippi perde palla, Jeffy! Sull'uscita di Morassi, il pallone alto sopra la traversa. Che resta la propria corsa e si apre. Il pallone gira da Fusari. Si crea un isolamento. Fusari contro Esposito. Si accentra Fusari. Conclusione! Putano in tuffo tocca, non per l'arbitro. Secondo me era calcio d'angolo. Lungo per Kakà, anticipo secco di Bezzito. Che allarga da Fusari. Contro Jeff, uno contro uno. Doppio passo e se ne va sul secondo palo! Eric Bellomo! 3-3. Che poi sul secondo palo ha avuto grande facilità nel segnare Cimanghigno. Rivediamo, si alza il pallone Cimanghigno, attenzione intanto Igor, nuovo ribaltone, la Came avanti 4-3, partita incredibile al Pala Malfatti. Sì, un missile di punta, ovviamente credo imprendibile per Putano, è entrato a fil di palo. Josinho passa il numero, ma poi senza coperture si lancia Grippi per Kainan, Putano non riesce a trattenere e la Came va al massimo vantaggio 3-5 con Kainan De Matos, la doppietta dell'ex cisternino, che viene da 9 risultati utili consecutive, 9 vittorie consecutive, 6 più 3 fra campionato e coppa. Josinho rimette in partita il Rieti con un tocco dolcissimo che vale il 4-5. Luca per Kakà, Bezzito ruba palla, Bezzito si lancia, Bezzito passa, allarga bene, arriva Fusari, nuovamente Putano a tener vivo il Real Rieti. Cimanghigno in mezzo alle linee, Kakà non trova spazio per calciare ma allarga per Josinho e poi l'autogol di Kainan De Matos, la riacciuffata un'altra volta il Rieti che non muore mai, 5-5, 3, 2,
Bezzito, gira, Diego Grippi centralmente, ma suona la sirena, si accontenta del pari, la Camedosson 5-5, si ferma la striscia di 6 risultati utili consecutivi, di 6 vittorie consecutive per il Real Rieti, che pareggia 5-5, ma tutto sommato è un risultato che va bene probabilmente a entrambe le squadre.